Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico, riaffiora il dolore, il cassetto è sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato coi mulini a vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento. Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta è una domanda a bollere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento. Se non elaboro ancora il tuo lutto è perché ho il metabolismo lento. Ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere? Se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone che mi toglie il fiato, faccio resistenza col mio tuo controllo, con la mia pazienza. Spero sia soltanto un altro brutto sogno, con la forza che mi hai dato calcio, vado in bagno, prendo un bel respiro, per un po' l'accetto, poi riascolto il suono del tuo cuore in petto, stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime. Perché tutto quello che mi resta è una domanda a polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Vedo te. Se mi guardo allo specchio tutti che parlano e sanno capire come mi sento sanno cosa dire. La vita è questa, non puoi farci niente, così come inizia dovrà anche finire. Tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli. E nel frattempo che lento ricuce io resto sveglio ma spengo la luce. Domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Gaudiano, Gaudiano, polvere da sparo, codice 01, ricordo ancora i numeri 894001 da telefono fisso, 475-4751 per mandare un sms sempre con il codice, in questo caso 01. Vorrei iniziare, così alterniamo, questa sera per la prima volta da Piero Pelù. Che onore, che onore. Allora, Gaudiano, complimenti, perché questa canzone è molto matura, molto profonda, è piena di immagini molto forti. Immagino che sia ispirata da qualche cosa di vissuto tuo per essere così veramente profonda. Sì, sì. Faccio riferimento alla scomparsa di mio padre, che è avvenuta l'anno scorso a marzo, ed è un evento assolutamente traumatico che ha cambiato tutta la mia vita, dal quale ho iniziato a scrivere. Beh, diciamo che hai avuto un percorso clamoroso di amore verso appunto la tua figura paterna, e che hai trasformato in grande energia poetica. Io ti faccio tantissimi complimenti anche per come hai cantato, ti do un 10 pieno, pienissimo, complimenti davvero. Beatrice Venezia.
Sei partito un po' sottotono, poi ti sei liberato forse anche un po' dell'emozione. Devo dire che è arrivato molto, no? Spero che sia arrivato anche a casa, in verità, perché qua nello studio era viva la cosa, insomma, si sentiva molto. Sono un po' non mi è molto chiara la direzione musicale, nel senso che ci sono tanti elementi all'interno che arrivano, tante influenze diverse, ancora non mi è chiaro dove vuoi andare musicalmente parlando, però credo che possa essere una di quelle di quei pezzi che funzionano anche dal punto di vista radiofonico e tutto, quindi per me è 8. 8 o 10? Scusate. Hai detto 8 ma mi hai mostrato il 10. 8. Ok, 8. Il voto è valido, Ama. 8. 8. Grazie Riccardo. Prego. Ciao. Morga. Senti, scusami l'impertinenza, ma non so se farti questa domanda. Tuo padre è morto di suicidio o di morte naturale? È venuto a mancare per delle complicanze relative ad un tumore al cervello. Quindi comunque una malattia che ha previsto anche una degenza che è a un certo punto nella quale io ho dovuto accompagnarlo quotidianamente in una sofferenza quotidiana che ha disegnato una parabola che si è conclusa con una giornata deflagrante che mi ha cambiato la vita, e è da lì che ho iniziato a scrivere. No, perdonami se te l'ho chiesto, perché va bene, io ho avuto un'esperienza traumatica in adolescenza, che appunto analoga, anche se diversa da un punto di vista del tipo di... Insomma, mi ricorda tutto questo una connessione con Luigi Tenco, Suicida, cantautore. Le tue parole, la polvere da spararsi nella testa, guardarsi nello specchio e vedere un altro, sono cose forti, molto forti. Vorrei aiutarti a distenderle, però sono tanto compresse, sono tutte così, no? Così affastellate. Rischia di arrivare... di non arrivare per quello che veramente è, cioè Piero Pelù, giustamente essendo anche molto competente, molto ha capito la tua profondità. Non vorrei che invece passasse inosservata, perché se pensi a Tenco, non è che dice 200.000 cose, no? Dice vedrai, 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 non son finito, cioè poche cose molto precise. Io fossi in te proverei, tanto hai già una connessione con la canzone d'autore che è fantastica, no? C'è questo legame con la canzone italiana, sei meridionale, sei bravissimo vocalmente, prova a fare una cosa molto meno, diciamo tra virgolette, moderna, cioè più classica, secondo grazie. Me sarai centratissimo. Va bene, grazie. Il consiglio, il voto 9 e no. Chiudiamo con Luca Barbarossa. Io ti trovo invece proprio eccezionale, cioè trovo che l'elaborazione di un lutto così grave, così doloroso, tramutato in un'energia così positiva, un figlio che si guarda allo specchio e vede la faccia del padre, vede i suoi lineamenti, ci sono dei passaggi del testo secondo me devastanti, meravigliosi, quando dici non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè, conoscendo la tua storia personale che conoscevo già da prima perché l'avevo letta, avevo letto il significato che c'era dietro questa canzone, io trovo che l'arte sia questo, cioè tramutare un dolore, una ferita in qualcosa di condivisibile che possa aiutare anche altri dolori, altre persone. Hai una voce per me straordinaria, mi ha ricordato la potenza vocale di Tiziano Ferro, che è una star internazionale, che è un artista meraviglioso e un uomo straordinario, anche una persona straordinaria. Io se ci fosse 11 ti darei 11, però qui le palette si fermano. Sei costretto a fermarti a 10. A 10. Grazie. Grazie. Quanto? 37. 37, puoi essere molto felice. Grazie.